anzi nei piani stralcio che noi mandiamo avanti e che poi sono frutti anche di una richiesta di modifica del decreto 3, su cui vi parlerò più avanti se mi sarà data il tempo, perché non riesco a contenere in 3 minuti almeno l'esposizione. Nel piano straccio che noi mandiamo avanti c'è tutto, c'è anche l'impostazione della cantieristica sulle vie di fuga, quelli che sono le evenze collettive, i luoghi collettivi, che poi però si rinvia al cronoprogramma dell'intervento, intervento per intervento, per poi metterli in sinergia con il nostro centro di coordinamento della supersicurezza del centro storico. In qualche modo diciamo che noi gli incassi noi li abbiamo ben tutti pronti. Se viene sciolto uno dei nodi principali, piano di ricostruzione. Allora, piano di ricostruzione, tendiamo di capire cosa noi lo stiamo facendo, quindi per evitare contraddizioni, polemiche, si sta facendo piano di ricostruzione. Se stiamo parlando del centro storico dell'Aquila, io aggiungo che non solo l'Aquila, ma anche quello delle frazioni, dove ci sono quelle parti più avanzate, quelle parti un po' più... d'altronde abbiamo a che fare con una molteplicità di persone che non avete idea, e quello del Comune dell'Aquila, tutti questi pezzi anticipatori sono esattamente quello che poi sarà l'incastro finale del piano di costruzione. Cosa chiediamo noi, in qualche modo? Siccome noi andiamo avanti con questa programmazione, per noi il piano di costruzione comporta un inquadramento, poi magari sarà l'architetto Iavone a spiegarlo in modo più puntuale, un inquadramento di tutto il centro storico. Dove avremo i piani attuativi, così posti i piani di recupero, dove sono luoghi di trasformazione di particolare degrado, e i piani di attuazione diretta, che sono le parti del centro storico per i compromessi, dove siamo oggi, non è trasformabile, quindi il piano di costruzione non è altro che una pianificazione di carattere economico, finanziario, strategico, quello che ci siamo detti più volte in qualche assemblea. Ed è quello che ci siamo sentiti ripetere una riunione al MEF, quando ha chiesto ci fate sapere quanto costa questa ricostruzione? Ci hanno detto, noi abbiamo risposto subito, domani mattina, perché con la scheda che abbiamo delle proposte di intervento che abbiamo fatto, abbiamo le possibilità, incrociando i dati, di tirare fuori somme. Stupisce che lo dobbiamo fare noi, casomai. Probabilmente lo avrebbe dovuto fare qualcun altro a tempo debito, perché la programmazione finanziaria, se voi leggete la 38-33, sta in altro luogo. Comunque lo facciamo noi. Al tempo abbiamo detto, sì, però, se lo facciamo, cosa accade? Possiamo avanzare noi le proposte, in qualche modo anticipatorio, che attivino processi in attesa della quadratura generale? Quando le avanziamo ai cittadini, gli sono riservate le stesse provvidenze che saranno riservate alla fine quando deciderete? E per le attività produttive, avete o no intenzione di cambiare le norme, visto che oggi le attività produttive hanno 80.000 euro ognuna e ci fanno un piffero? Mi hanno detto, se ci date questa valutazione economica, vedremo con le disponibilità che abbiamo, in campo, disponibili, ciò che potremo dare. Io lo dico perché è bene che si dica la verità rispetto alle facili illusioni, ed è bene che sulle facili illusioni noi non abbassiamo la guardia, che la teniamo sempre alta, perché se pensiamo di aver raggiunto la parola fine con tutto quello che deve essere attribuito per la ricostruzione dell'Aquila, ciò ancora non è vero, che sarà un processo ancora da conquistare. D'altronde le tasse la dicono l'una. Ecco cosa sono questi pezzi, anticipatori. Se andate sul sito vedete che analiticamente c'è tutto. Dalla prima abitazione, seconda abitazione, questo è quello che noi stiamo facendo, con l'obiettivo di arrivare qui alla fine giugno e portare la strategia completa del piano di ricostruzione della città dell'Aquila, anticipandoci anche quello di cui c'è bisogno, quello che si dovrà chiedere, quello che sarà attuato e quello che di strategia cittadina avrà bisogno di essere condiviso con la popolazione, perché ogni strategia sul centro storico, se non è condivisa, non è fatta dal proprio dei cittadini, è destinata miseramente a fallire. Se veramente c'è chi pensa che un Deus possa imporre una procedura contro le persone, sbaglia. E noi siamo quelli che più di tutti si sono ancorati a delle fattispecie che, hanno la loro legittimazione. Quando parliamo di piano regolatore, oggi anche tramite
un pronunciamento della commissione tecnico-scientifica che, bontà del cielo, dice quelle cose che da tempo dice il comune, intendiamo dire che sono uniformate a regole certe verso cui ognuno può misurare i propri diritti, farli valere oppure ricorrere. Non si può inventare ogni volta, ogni giorno, una strategia diversa sperando che accada il miracolo. Questo non accade. Su Cina e a Sierra Luis, io sono stato abbastanza chiaro. O ci dicono che quel sistema funziona, oppure dei 12 milioni che vengono attribuiti alle due consorzi universitari, chiediamo che ce ne dia una parte, noi ci organizziamo con le risorse nostre. Prenderemo giovani laureati, giovani studenti, se lo fanno loro saranno capaci di pagare di più. Allora! Grazie. Sarebbe opportuno che l'architetto Conti potesse intervenire, poi l'architetto Iacomone e poi l'ingegnere De Santis. Cioè, logicamente sulla stessa tematica. Buonasera a tutti, allora mi riallaccio ai discorsi fatti in precedenza. Ecco, farei una proposta, più che domande puntuali, perché alla fine poi non se ne esce, diciamo, sullo specifico quesito del singolo immobile o meno, e continuare su tematiche di carattere generale, anche perché forse sono quelle più importanti da risolvere in questo momento, ritengo, e poi vediamo con l'evoluzione dell'assemblea. E questa è la seconda assemblea, la prima alla quale ho partecipato sono stato accusato di essere un vaccino rosso, perché avevo sollevato il problema della sicurezza, che poi mi sembra che oggi emerga in maniera forte anche da parte di alcuni ingegneri. Il limite del 60% non è acclarato da nessuno, non esiste una relazione scientifica che possa dire che un edificio adeguato al 60% dell'attuale normativa sia sicuro, e lo ribadisco, ma oggi lo ribadiscono i numeri delle perizie che stiamo predisponendo. Tra l'altro, spesso per somme abbastanza irrisorie bisogna andare alla riparazione, non alla sostituzione edilizia, e che mi sembra una cosa veramente fantastica. E quindi, però un esito l'ha avuto quell'intervento dell'altra volta, il vice commissario Cicchetti poi ci ha convocati, ci ha rassicurati, ci ha fatto parlare con la protezione civile, ha detto che ci sarà un convegno all'Aquila dove verranno scienziati da tutto il mondo a darci... Noi chiediamo che venga certificato questo, perché non vogliamo che avvenga come è avvenuto con la commissione grandi rischi. Quindi su questo della sicurezza noi ci battiamo, e ovviamente sul centro storico, e il discorso anche che sugli edifici vincolati non si è obbligato a raggiungere il 60%, viene anche un po' deformata però questa affermazione, perché quando si parla di edifici vincolati o di alto pregio, dove è impossibile raggiungere il 60%, si riferisce ovviamente alle chiese, ai teatri, perché oggi nessun modello strutturale può dare una rispondenza all'attuale normativa, nemmeno la cupola del Brunelleschi, se la andiamo a verificare, non verifica con l'attuale normativa. Ma un conto è l'edificio storico, come può essere una chiesa, come può essere un teatro, eccetera, un conto sono le abitazioni, che invece devono raggiungere il massimo della sicurezza sismica. E tipologie di intervento, Maria Grazia, ma da chi ce l'aspettiamo che ci vengano dette le tipologie di intervento o la scelta sui falsi storici o meno? Ma è la centralità del progetto. Chi ci deve venire a dire questo? Questo è un dibattito che dura da secoli, cioè quando avvengono situazioni catastrofiche, eccetera, si ricostruisce come era e dov'era, si fa del nuovo, si fa il falso, ossia si lascia la corteccia esterna e dentro si fa un fabbricato nuovo. È una scelta progettuale condivisa dal committente, che si va avanti. Non ci sarà mai una soluzione tecnico-scientifica oppure codificata in base a qualche norma che ci dirà questo. Quindi la centralità del progetto è importante, per questo i progettisti devono essere vicini ai cittadini, uno scambio continuo di opinione, eccetera, ma non ci aspettiamo sempre che dall'alto venga qualcosa, perché mi sembra che sia un'attesa abbastanza inutile. Costi mancanti, è vero, però facciamo le analisi prezze, vorrà dire che quando ce le contesteranno dovremo anche rispondere con fermezza su questo, perché tanto se aspettiamo che la Regione ci faccia il nuovo prezziario, abbiamo calcolato che ci vogliono 2 anni perché deve passare al CEREMOCO, al CRTA, cioè ci sono tanti di quei giri burocratici, abbiamo la possibilità di fare l'analisi prezzi, magari concertiamola assieme in modo che si assomigliano le analisi prezzi, perché poi non è detto che lo stesso prezzo possa essere applicato su un fabbricato come sull'altro e così via, e sempre caso per caso.
coordinamento della sicurezza e della cantieristica nel centro storico. Ci siamo attivati anche con una struttura comunale che è l'ufficio di coordinamento della supersicurezza del centro storico, stiamo facendo un protocollo con gli ordini professionali, quindi in via prioritaria per quanto riguarda gli aggregati ognuno farà un preliminare di piano di sicurezza che verrà portato lì e verrà raffrontato ovviamente con l'isolato a fianco, quello che sta dietro e così via, in modo da avere chiarezza sulla cantierabilità, sulla viabilità, sui cantieri che devono fermarsi per un periodo, altri no e così via. Quindi questo problema lo stiamo affrontando. E la filiera, ho letto con piacere stamattina la sclerata di Stefano, ma andava fatta prima. Allora, io ho fatto un conto stamattina che la filiera costa 12 milioni l'anno. Signor Sindaco, assumiamo 50 persone, 50 tecnici, un capannone industriale a Bazzano, lo attrezziamo, 50 persone, stipendio annuo, eccetera, viene a costare con tutte le attrezzature 1,5 milioni, che rispetto a 12 milioni mi sembra un bel risparmio. Prepariamo un piano economico e ce lo facciamo finanziare, risparmiamo 10 milioni e mezzo l'anno, 10 milioni e mezzo l'anno. E poi questi controlli organizziamoli a campione, cioè come avviene al Genio Civile, come avviene su tutte le parti, tanto chi ruba la tagliola ci casca alla fine, cioè voglio dire, ci sono le vie ordinarie, ci sta la magistratura, cioè, non abbiamo bisogno di tutti questi controlli, noi abbiamo bisogno di partire, i controlli possono essere fatti anche in cantiere, possono essere fatti a campione, proprio là. Tanto lo leggiamo tutti i giorni che ci sono situazioni scoperte dalla procura, dalla magistratura, dalla guardia di finanza eccetera. Esistono le vie ordinarie, non è detto che tutti i progetti che vengono presentati sono truffe, non mi sembra, per cui andiamo avanti. Poi è ovvio che se rimane questa filiera, poi io ho avuto un'osservazione di 3,28 euro, mi è costata 4 mesi per rifare il giro della filiera e la famiglia mi è costata 14.000 euro in albergo. E asse prioritario, ci vuole anche l'ultima cosa e poi ho finito, qui è bene che si faccia anche un po' di chiarezza, assessore, cioè noi siamo partiti su un asse prioritario che era l'indicazione del Consiglio Comunale, quindi una volta tanto è antipaticissimo, ma c'era stata una scelta di priorità, poi si è allargata a macchiatoio, le priorità sono saltate, ma il problema diventa serio. Io per carità non... ho interesse perché stavo appena fuori dell'asse prioritario per cui adesso sono stato incluso con il mio studio, però mi sembra un discorso che poi perda si annacqua un po', cioè era una scelta forte, coraggiosa, antipaticissima perché ha destato ovviamente le proteste di chi non stava nell'asse prioritario, però adesso si è annacquato, siamo arrivati che tutto il centro storico è prioritario. Se ci sono le risorse ben venga, altrimenti bisogna un attimo rivedere questo metodo. Grazie. Grazie. Il sindaco vuole entrare al suo posto in assemblea. No, perché prima non è Ho visto che gran parte delle nostre domande comunque sono state già assolte nella prima, perché noi parliamo giustamente come vogliamo che sia, così, in maniera aperta. E ora mi sembra che c'è un qualcosa che potrebbe essere rimasto fuori o è una mia disattenzione, comunque io glielo chiedo uguale, poi valuterà lei. Noi abbiamo scritto così.